da questa tubazione che è il canale d'ombre, che è materiale metallico schiacciato, questa sezione circolare schiacciata, l'acqua invece di andare verso il fiume come dovrebbe essere torna indietro, che significa che vi è una contropendenza, solo quando si riempie la sezione defluisce verso il fiume allo scarico finale. Quando è nell'ordinarietà succede che torna indietro, oppure quando è completamente pieno non ce la fa defluire perché il fiume si innalza e il mare si innalza, si crea la contropendenza, il deflusso all'incontrario, e quindi si allaga puntualmente la parte marina diciamo dalla nazionale al canale d'Ombre. Quindi questo canale rappresenta un ostacolo, una barriera, perché viene convogliata tutta l'acqua che viene da monte e defluisce a mare, quindi è come se fosse una diga. E sicuramente, come si dimostra puntualmente durante l'anno, quando piove in modo con intensità elevatissima, non ce la fa questo canale a raccogliere tutte le acque che vengono da monte, e quindi l'acqua ritorna indietro e si allaga completamente il paese, rischiando ovviamente alcune volte, rischiando non solo di danneggiare le cose ma anche l'incolumità delle persone. Con questo canale che stiamo realizzando grazie al finanziamento regionale dato dopo che si sono verificati gli eventi del 2019 novembre, che allagò tutto il paese rischiando la vita a tante persone, danneggiando tante cose, noi realizziamo questo canale che risulta essere fondamentale ed essenziale, perché questo canale aiuta al canale d'Ombre per far defluire le acque che vengono da monte. In particolare questo canale prenderà tutte le acque della zona est del paese Policastro, cioè dal canale Soranna fino alla stazione, quindi a casa del lavoro ci troviamo di fronte, questa di fronte a me c'è la strada che porta alla stazione, diciamo tutto questo bacino idrografico, e sarà convogliata l'acqua in questo canale che porterà direttamente, come vedete, porterà direttamente a mare. La singolarità, non solo abbiamo le pendenze, le quote necessarie per far defluire le acque e quindi salvaguardare, diciamo, e evitare l'allagamento pericoloso per la cittadina di Policastro e per le persone, ma la cosa importante è perché sfocia nel mare, ma sfocia dietro il porto, quindi è la protezione, diciamo, che è costituita dalla scogliera del porto, quindi il deflusso finale è protetto, quindi questo evita chiaramente che quando il mare si innalza ci sarà un deflusso di ritorno, e questo sarà ancora più messo in sicurezza questo canale quando completeremo, adesso inizieranno i lavori per il completamento del ponte, quindi ci sarà una barriera, diciamo si allunga la barriera e quindi sarà ulteriormente protetto, quindi è un'opera idraulica di grande importanza per la nostra comunità, e questa opera sicuramente aiuterà molto il deflusso delle acque e quindi eviterà allagamenti. Sicuramente c'è bisogno di altri due o tre canali di questo tipo. A questo punto possiamo dire che la zona marina di Policastro, tranne eventi straordinari, ma nell'ordinarietà non si allagherà più. Quindi questo significa mettere in sicurezza il paese, questo significa fare il bene comune, questo significa aiutare e guardare al futuro, questo significa realizzare le grandi opere. Questa è una grande opera perché mette in sicurezza il nostro territorio. Il nostro territorio è bellissimo, ma sappiamo che è fragile. Quindi il compito della mia amministrazione non solo è realizzare infrastrutture di svago, turistiche, culturale, come il cinema, come il teatro, come il campo sportivo, ma è importante anche realizzare queste opere che mettono in sicurezza un territorio. Un territorio sicuro significa un territorio che avrà sicuramente un futuro. La città del futuro si sta realizzando
E come diciamo sempre, partecipa.